Carissimi amici, buongiorno a tutti. E chi è questa persona? Eh? Chi è? È Donato Ciniello. Ciao, Eh? ciao. Come avevo promesso, sono venuto qui a Settimo Torinese a trovare l'amico che praticamente è l'artigiano che ha fabbricato poi i saponi che abbiamo visto insieme le settimane scorse e poi erano talmente così particolari che l'ho contattato e così mi ha detto: ma sì, ma vienimi a trovare in negozio che ti faccio vedere più tante altre cose. E in effetti è stato così, perché comunque chi più ne ha più ne metta, ci sono un sacco di... Un sacco... Ma dove li tieni tutti questi cosi qui? Ma è un mago del sapone e di tanto altro. E allora niente, io volevo farmi una rasatura qua nel suo negozio, nel retro del suo negozio, e così vediamo anche... Non so, gli ho detto: guarda, mi puoi prestare pure il sapone? Perché io ho portato il rasoio, però non avevo qua il sapone, allora mi ha tirato fuori tutto, no? Mi ha detto: ma si usa questo, che tra l'altro è l'ultimo suonato, Arzachena, che forse qualche utente di voi mi aveva chiesto che profumazione aveva. Io l'ho chiesto a Donato, non so se lo puoi dire tu. In pratica questa profumazione ha l'idea è di profumare questo sapone al mirto, per cui ci sono all'interno tutta una serie di componenti per determinare questa fragranza tipicamente sarda. Io sono appassionato del mare, mi piace tantissimo il mare. Qui c'è il connubio tra profumo marino e profumo dei rovi che si trova sulla spiaggia, soprattutto in zone dove batte particolarmente forte il vento, Ma ce l'hai insomma. No, messo il mirto dentro? non No, c'è il peccato, perché mirto, sennò purtroppo no. me lo mangiavo subito. Non c'è Vabbè, il mirto. amici, allora io carico un po', armo un po' il... Questa volta mi guardi tu. Di solito Sì. io vado a casa di Mauri e lui si fa la barba. Questa volta mi tocca farla a me, amici. Allora, intanto mi bagno un po' il viso, eh. Fate che... Vediamo un po' cosa succede, eh? Ti frego anche il prebarba. Certo. Sono disgraziato, vabbè. Sono venuto qua soltanto col rasoio e la metta. Questo qua è... Ah, il prebarba del Don. Urca. Qui c'è una combinazione di diversi tipi di oli e una leggerissima profumazione di fragranza del Dom. Si vede che sono una bestia, quelli del DE, sono degli animali. Ho visto che usavi l'organto. Qui all'interno c'è anche dell'olio d'argane. Anche se, come vedi bene, l'utente del DE, spero che non siano come me gli altri amici, perché insomma. Allora, vediamo un po'. Adesso ti monto il sapone. Vieni così. Adesso ti monto questo qua, l'Arzachena. Arzachena. Ti faccio Vuoi provare in farmi esclusiva, la ciotola? una mia ciotola. Okay. Non è bellissima come la tua ciotola La dorata, faraonica. eh? Quella faraonica. Regimela tu che io adesso Vai, monto vai. un attimo il sapone. Ne prelevo un po' sul Chubby One da viaggio, piccolino, che ci vuole ancora un po' d'acqua, ma poca, perché altrimenti... Bagno la ciotola. L'Arzachena. E vediamo un po'. Stanno cercando, guarda. Ah, beh, la lascio. Adesso non possiamo. Chubby 1 per montare in ciotola non va tanto bene, però raccoglie subito il sapone, eh.
Questa leggera colorazione che vedi è la clorofilla. E infatti è leggermente blu-verde, eh? Mm-hmm. All'interno del sapone della crema da barba c'è l'estratto di clorofilla. Oh, ma si sente il gelsomino, eh? Vedi che il chubby raccoglie comunque tanta acqua, eh? Mm-mm. Non si diverti, vero? No, questo qui è un best badger. Io era piccolino, ho portato questo, perché gli altri sono più grandi. Vabbè, va bene così, dai. Allora, adesso in rapidità monto R89 e gli armo il pettine, vediamo. Ma mettiamogli questa. La Gillette 7 o'clock blu, eh? 7 o'clock blu. Oh, mi devo muovere adesso che ha 6 minuti di video, eh? Allora, aspetta che gli do una lieve... Oh, sì, perché si è asciugata l'acqua, no? Perché sai che io amo il montaggio a stucco, no? Vedo, vedo. Mi protegge di più. Cosa dici tu di questo montaggio? Lo uso quando uso pennelli di cavallo, normalmente. È più protettivo, no? Sì, decisamente. Certo che col mano libera ti scorre meno la lama, no? No, 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 assolutamente. Scorre comunque. Scorre comunque. Sì, sì. Vabbè, io inizio allora. E tu guardi, questa volta guardi tu, dai. Sì, sì. No, ti guardo in diretta, non dal video. Ah, è vero. Ah. Allora, montaggio a stucco, vediamo R89. Vediamo come corre. Per via la mattina mi devo sbrigare, allora... Eh sì, perché sennò... L'R89 è tra i rasoi più belli in assoluto, secondo me, esteticamente. Come R41. Certo. Bello. Sì, tu non tendi la... No, ho visto che... Col DE fa peggio, Tendere la pelle, gonfiarla, solo sulle guance. Sulle guance va bene, ma su zona baffi e collo è peggio. Ma io direi che in prima passata mi posso risciacquare. Tanto io distribuisco la forza radente su tre passate, quindi vedi c'è del residuo, mm-hmm. Però si parla di un 90% di barba che è stata portata via ormai. Faccio anch'io con mano libera, quello che passo passo, quello che riesco a togliere, esatto. E poi passo dopo. Sì, perché così non ti irriti. Perfetto, no? Sì, sì. Continuare sullo stesso punto non ha senso. Aspetta che gli do una ravvivata, perché il chubby è piccolino, no? Però tanto basta, guarda, io sono una bestia, monto direttamente dalla ciotola. Oh, ragazzi, ha un profumo questo coso qua, eh? Vedi che senza ciotola... No, ma certo. Capito perché? Perché così risparmio ancora tempo, no? Ma quello è vero.
La ciotola ti permette di far entrare più aria, no? Sì, perché io ti regoli di più anche sulle gocce che prendi. E adesso lo obliquo. Questa la voglio vedere in diretta. Allora, tu parti così. Già tagliato il naso. Questo è il marchio di fabbrica, eh? Eh sì. Là, sì, perché poi vedi, non viene male anche in velocità, eh. Certo, poi ti tocca fare qualche ritocco, però di netto porti via la barba. Allora amici, cosa si dice? Io faccio sempre il pirla però, eh. Chissà Ciniello cosa dice, cosa dici Ciniello? Ah, sono una persona seria, come vedi, composta. Sì, sto infatti. Guardando il Mauro di Lernia che si... Contrariamente si a me. Sbarba, dai. Ecco qua. E adesso vediamo il contropelo, eh. Contropelo. Io bagno sempre il rasoio, però, perché scorre meglio. Silenzio. Cioè, è velocissimo, sì. Non viene male, anche in velocità. Oh no, cioè, per una barba quotidiana, per andare al lavoro va più che bene, eh. Ma pensa che anche sui mano libera, comunque, la passata deve essere veloce. Sì. I bravi barbieri passano velocemente la lama, eh. Però qui... Direi che ci rimane magari qualche ritocchino da fare nel sottogola. Ti piace? Sì. Niente rossata, nulla. Allora. Capito, la mia ciotola non ti piace proprio, eh? La metto via. Io... Gli amici lo sanno che praticamente... La ciotola non la uso. Solo quella faraonica, sai, per appoggiare il pennello va benissimo, però. Certo, era vero.
Io direi che va bene così. BBS è complicato. Quanto ci avevo messo? 15 minuti. Parlando però, Sei partito a 6 quasi. Va bene. Basta, per me la sbarbata si conclude. L'allume non si mette. Cos'è? No. Cos'è l'allume di Rocca? Ah, aspetta, ti faccio provare un prodotto. Cosa mi vuoi fare? Che... Allume di Rocca? No. Carissimi, questo è un prodotto fantastico. Questa è acqua di eucalipto. Ah, l'acqua di eucalipto. È un prodotto non alcolico da mettere subito dopo l'acqua calda per togliere i residui di sapone che tu hai. Lo passi, ti toglie le irritazioni. C'è un'altra roba che ti apro. Beh, poi vedi il conto alla fine che ti faccio. Ah, ok, allora va bene. Questo si mette a mano lì, a mano aperta, giusto? Oh, a mano aperta, oppure c'è la confezione sua normale, un 250 ml, la spruzzo. L'ideale è metterla in frigorifero e usarla proprio freddo da frigo. Hai l'effetto del panno freddo classico del barbiere. Bene, ti aiuta a chiudere i pori. Non ha una profumazione invadente, per cui puoi metterti dopo qualsiasi altro aftershave o crema. Però è un detergente, no? Serve più che altro a togliere gli eventuali arrossamenti e aiuta a chiudere proprio i pori della pelle. Prodotto semplicissimo, eccellente. Abbiamo fatto in fretta, dai. E adesso, sì, deve avere adesso lo splash, quello alcolico, quello che faccio sempre io a cascata. E allora, mi tocca aprirti anche questo Arzachena. L'Arzachena, io posso far vedere agli amici, c'è sempre sul fondo, no? L'olio, ma è olio essenziale o... Perché prima mi dicevi degli oli essenziali... cosa sono? È una fragranza? Qui sono l'essenza del profumo, che è composta chiaramente da oli essenziali. Ah, ok. Qui dentro in pratica tenete conto che c'è il 10% di essenza. Però, quindi su 125, 12,5 è tanto. 20, sì, bravo. Sì. La scelta era o filtrare e dare un prodotto esteticamente magari più bello, ma veniva perso quella che era la caratteristica proprio del profumo. Sai, la prima cosa che ho visto io, infatti dal... quando avevo preso il primo aftershave, ho visto che proprio sul fondo tabacco. Sì, sì. E adesso mi faccio uno splash con i prodotti del Ciniello. Grazie. Direttamente. Direttamente in viso. Ah! E beh, se non fate così, cari amici, non godete, giusto? Vero. Mettiamone ancora. La sbarbata da ex-te. Extro! Ex-te. Ma come mi veniva? Sai, gli amici dicevano, è diventato un tormentone, adesso... Ciniello, devi lavorare. Ma adesso si chiama... Si chiama ex-te? Sì, lo chiameremo ex-te adesso, dai. È difficile inquadrare il profumo perché è talmente ricco che il fondo, quello che si sente dopo lo splash, ambrata, legnosa, legno, cedro, musk e fieno, giusto? Dico certo. Bene? Sì. Ok, quindi c'è anche il muschio, infatti, il cedro, il muschio si sente. Tieni conto una cosa, Mauro. I primi due che ho usato, che erano miele e tabacco, erano abbastanza definiti, il tabacco col cuoio, lo sentivi. Tutte le fragranze, questi sono veri e propri profumi. Certo. In più hanno delle componenti all'interno per togliere l'irritazione, quindi poter essere usati come aftershave. Certo. La mia idea di questi prodotti è che tu non devi riconoscere quello che c'è. Ah, è okay. L'insieme che ti allora prende nel bouquet. Assolutamente. Sì. Infatti io sentivo l'insieme e non riuscivo, vedete, facevo l'errore di spezzare i profumi e invece sentivo un connubio. L'insieme ti dovrebbe teoricamente ricordare il profumo del mirto all'interno del quale c'è un bel
cubetto di ghiaccio che ti vai a sorseggiare. Ma dopo che andiamo a mangiare ci beviamo il mirto. Assolutamente però. Sì. Allora, cari amici, quello che ho usato era Mule R89, la Gillette 7 o'clock blu, non quella nera, quella blu, che sono simili, però quella nera la producono in India, forse adesso in India, magari un anno fa, adesso non si sa più dove la producono. E poi abbiamo utilizzato, cos'è che abbiamo utilizzato? Sbarbatone veloce oggi. 20 minuti e abbiamo fatto tutto, abbiamo anche parlato. Allora, abbiamo utilizzato il Chubby One Best Badger e poi abbiamo utilizzato la ciotola di cinghiello per appoggiare dentro il pennello. Beh, è utile però per appoggiare il pennello. Dopo tanto lavoro. È bella, è bella. Va bene, cari amici, allora che cosa gli dobbiamo dire? Un saluto, un caro saluto da Mauro, dal canale della rasatura del Neofita e da Donato Cignello, il titolare di Exte, perché adesso si chiama così. Ciao amici, a presto con un nuovo video. Ciao.